Doveva essere il pilastro del centrocampo a cui affidare la regia della squadra, ma ora Salvatore Pezzella non è più un obiettivo del Pescara. Dopo settimane di stallo, all'apparenza in attesa di una chiamata giusta dalla Serie B, Venezia in particolare, alla fine Pezzella resta in Serie C e sposa il progetto ambizioso della nuova Triestina, che lo acquista a titolo definitivo legandosi con un contratto biennale. Ecco perché il DS dell'Icaria ha virato altrove e per ora tampona con Erdis Kraja, 22enne centrocampista centrale italo-albanese di proprietà dell'Atalanta, già al Palermo in Serie D e al Grosseto e Lecco in Serie C. Anche se ora l'obiettivo principale, visto che si punta su calciatori giovani, sembra essere un altro classe 2000, Andrea Ghion di proprietà del Sassuolo, che in C ha già giocato al Carpi nella stagione 2021, che nell'ultima annata ha avuto poco spazio in B al Perugia, dove era andato lo scorso agosto in prestito biennale. Il calciatore non sembra rientrare nei piani del tecnico Castori e potrebbe interrompere anzitempo il prestito. Sul calciatore peraltro ci sono le attenzioni del Cosenza. Anche sul fronte portiere la matassa non è facile da dipanare e anche in questo caso la dirigenza biancazzurra potrebbe mettere una toppa con Andrea Daniello, classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Teramo e reduce da una stagione col Cagliari Primavera con cui è arrivato a scadenza. Daniello raggiungerà Sommariva e dovrebbe essere il terzo portiere. Manca all'appello un potenziale titolare. Insomma, che la rosa non sia completa in questo momento ci sta, ma un po' di fatica si registra a coprire in maniera adeguata i reparti e questo ritardo andrà recuperato per mettere il tecnico Alberto Colombo nelle condizioni migliori per portare avanti il proprio lavoro. Intanto ci sono novità per la biglietteria in vista dell'amichevole di lusso a Palena di domenica con la Dana Demirspor. Per motivi di ordine pubblico si è deciso di mettere in vendita da questo pomeriggio i Tagliandi allo store di via Carducci. Solo eventuali biglietti invenduti saranno acquistabili al botteghino del campo di Palena domenica pomeriggio. La dotazione di Tagliandi scende a 200, prezzo di 5 euro, ingresso gratuito per gli under 7.